Oggi cambiamo un po' categoria di gioco, passiamo dai giochi free to play ai giochi quelli a pagamento su Steam. Quindi proviamo questo Party Hard 2. Perché ho deciso di portare questo titolo? Perché guardando le immagini sul negozio di Steam, subito mi è venuto in mente il titolo Hotline Miami. Non so se lo conoscevate, era un titolo in cui impersonavamo un killer che doveva entrare dentro delle mappe e uccidere tutte le persone che c'erano dentro. Sì, sono un po' un sadico, in effetti. Detto questo, proviamo quest'altro titolo. Ah, abbiamo anche differenti killer. Ovviamente, come potete vedere, il titolo non è localizzato nella nostra lingua. Ci sono varie lingue all'interno del menu delle opzioni, però l'italiano non è contemplato tra queste. Vabbè. Ok, prendiamo quello più base che c'è. Ah, qua sotto invece si modifica la difficoltà. Io pensavo fosse legata al personaggio. Allora, mappa del club. Non credo che ci sia una storia. Forse sì. Dobbiamo uccidere gli spacciatori. I sorters non so chi siano, vabbè, fa niente. Nascondere un corpo morto. Nascondere un corpo, un cadavere. Distruggere le casse con le armi e scappare. Ok. Ah, no, sì che la storia c'è. Anche disegnata abbastanza bene. Grafica in 8 bit, però fatta abbastanza bene, eh. Vedo delle freccette rosse sopra la gente, non so. Non so se siano gli obiettivi o meno. Vabbè, comunque. Le azioni ci vengono facilmente spiegate tramite un'interfaccia che appare nel caso, con l'eventuale tasto da utilizzare. Molto bene. Con lo Shift scattiamo, WASD ci muoviamo. Col mouse non facciamo assolutamente nulla. Ah, se premiamo Tab invece ci fa vedere gli obiettivi. Presumo che quelli in arancione siano. È andato via. Presumo che quelli in arancione siano gli innocenti, mentre invece quelli rossi siano gli obiettivi da uccidere. Abbiamo le armi con il tastierino numerico, con le frecce invece spostiamo la visuale e con la R. Non ho capito cosa faccia con la R. E questo per esempio è da solo. Tiriamo sul corpo. E nascondiamo. Dove lo nascondiamo? Nel cassonetto? Ah, si può, perfetto. Basta, abbiamo anche nascosto. Sì, era uno spacciatore comunque. Abbiamo anche nascosto il corpo, perfetto, una missione fatta. Ci rimarrebbe questo allora, in questa zona. Però c'è questo tipo qua. La grafica è molto carina, eh. Ah, tra l'altro c'è anche l'iconcina che ci fa capire se siamo in vista o meno. Perché se io mi metto qua. Esatto, sparisce. Non c'è un modo per capire i campi visivi della gente? No. Questa povera ragazza è qua da sola. Non c'è nessuno. Però dopo dove la nascondiamo? Che carini i palloncini fatti così, quadrati. Oddio, fanno un po' Minecraft, però. Allora, possiamo uccidere questo e nasconderlo in questo barile. Perfetto. Ah, qua ci sono anche. Questo qua è una sorta di tutorial in verità. Avrei potuto leggerlo prima. Le gambette secche che abbiamo però. Allora, qui. Ah, possiamo ucciderla. Usteria, quello se ne è accorto è andato a chiamare la polizia, mi sa. Eh sì, eccola qua. Com'è fatta bene l'animazione però. Perché stanno arrestando quello? Va bene. Un innocente è andato in galera per colpa mia, fa niente. Ok, di base quindi stiamo parlando di uno stealth game in visuale isometrica in terza persona, con una grafica in 8 bit, molto, possiamo dirla così, molto polished, nel senso di molto rifinita con vari effetti post-produzione. Devo ancora capire come si faccia a distrarre la gente. Ah, perché era il bagno delle donne. Credo che io in verità possa anche tentare un approccio un po' più diretto. Qua c'è nel container qua. Soldi. Ah, posso lanciare soldi così distraggo la gente. Ah, proviamo a distrarre allora quel bodyguard là.
probabilmente lo sprint è limitato perché c'è l'icona dei polmoni in basso a sinistra che ci indica, però naturalmente c'è davanti alla mia faccia per cui non potete vederlo, vabbè, fa niente, avete capito insomma. Allora, no, non si può mirare il mouse, è completamente inutile. No, sì, comunque gli spari erano dalla musica. Penso di avere un killer concorrente qua. Qui c'è 1, 2 e ben 3 obiettivi. Ah, i sorters sono quelli che fabbricano la droga, ok. Quindi siamo una sorta di killer caotico buono. Però per esempio io lì potrei entrare lanciando i soldi davanti a quel bodyguard lì sulla destra. Ma potrei fare anche esplodere l'aria condizionata. Se ne è bellamente sbattuto le balle. Va bene. Dove mi sta portando? Brutta storia addirittura. Vabbè, mi ha lasciato esattamente dove volevo andare. Ah, e ha anche sbloccato un obiettivo nascosto, provocare una rissa. Ah, ma guarda qua questa cosa. Allora, prima cosa facciamo, nascondiamo sto co... Oh. Dentro, e poi mescoliamo qua gli ingredienti. Cosa succede? Esploderanno o verranno dati ai vari spacciatori e la gente inizierà a stare male? Ok, allora, siccome avevo freddo mi sono messo una felpa. E siccome sono un pirla, sono uscito dalla missione. Ne approfitteremo per fare una bella cosa. Proviamo a cambiare il killer. Ah no, infatti questo qua è scuro per cui non si può usare. Proviamo quest'altro. Le missioni sono identiche. Tra l'altro mi sono reso conto solamente adesso che sul lato destro abbiamo dei vari obiettivi progressivi. Per cui in base a... non so cosa intendo dire come criminal... però in base anche al caos che abbiamo creato, alla nostra capacità di rimanere nascosti e mistico. L'intro a quanto pare è esattamente identica per ciascun... beh, oddio, per questi due killer. E ci ritroviamo nel nostro club. Porca vacca, ho sbagliato tasto. Cominciamo bene. Va bene, nel frattempo che aspettiamo che arrivi la polizia a massacrarci di legnate, tiriamo un po' le somme. È un gioco veramente fatto bene. Non pensavo, pensavo fosse più alla Hotline Miami. Ah, tra l'altro c'è anche l'icona delle manette. Pensavo fosse un gioco più alla Hotline Miami in cui entriamo, facciamo casino. Aia. Facciamo casino, spariamo alla gente e basta. Invece c'è molta componente stealth. Ed è anche parecchio complicata con varie, come posso dire, situazioni che possiamo andare a creare al fine di raggiungere il nostro scopo, ossia uccidere gli obiettivi che ci sono stati indicati. Bene, 44 secondi di missione. Questa volta i tassi sono giusti, sì. Graficamente potete vederlo, è un 8-bit, come ho già detto, rifinito, per cui graficamente è molto bello. Musica, beh, in questo caso, musica, o meglio, audio. In questo caso abbiamo in sottofondo la musica della discoteca, per cui mi risulta un po' falsato riuscire a dare un parere su questo parametro. Come giocabilità è una cosa allucinante, nel senso che abbiamo veramente tantissime opzioni da scegliere su... come andare a uccidere un'eventuale persona, un eventuale bersaglio. E lascia molto spazio a quello che vogliamo fare, nel senso se vogliamo usare un approccio stealth completo oppure se vogliamo fare un gran casino. Vi faccio notare che c'è un tizio lì che sta fumando una sigaretta e non si rende conto che c'è un cadavere di fianco a lui. Vabbè, fa niente. Io lo porto nel barile. Adesso voglio vedere chi va a chiamare quella, o meglio, se vengono a prendere me o meno. Purtroppo però non è un gioco gratis su Steam, al momento è in offerta credo sui 12 euro se non vado errato. I poliziotti sono non arrivati, se ne sono andati, va bene. Per cui nel caso valutate un po' voi. Io onestamente ve lo posso dire, a me piace e probabilmente continuerò a giocarci, magari porterò anche degli altri video. Cosa c'è in questa scatola? La granata stordente. Diciamo, porterò magari degli altri video in cui andrò avanti con le varie missioni anche per vedere le prossime ambientazioni. Facciamo un po' di casino qua intanto. Mentre io semino un po' il panico, io vi saluto e vediamo cosa succede se accoltello una sulla pista da ballo. Tra l'altro c'è una che sta passando il mocio mentre tutti ballano.
Guarda che casino. Ah, c'è anche la tizia col mocio, ci ha proprio ammazzato, ci ha proprio cannellato di bastonate. Morto, neanche. Va bene. Alla prossima.